Buonasera. Ho il microfono spento. Ecco. Buonasera carissimi signori e scusate se per imperizia non abbiamo abbastanza sedie. Comunque voi siete tutti sistemati e se verrà qualcuno all'ultimo momento abbiamo una specie di panca. Grazie di essere venuti come sempre così numerosi, anche se questa sera la location è un po' diversa e abbiamo dovuto cambiare all'ultimo momento proprio per questo tempo che non si sapeva come sarebbe stato. Questa sera ci avvicineremo all'affascinante mondo ebraico e alle sue innumerevoli tradizioni. La scelta di queste storielle, nate per lo più dalla tradizione orale o da autori ebrei più o meno conosciuti, è legata all'essenza del loro umorismo, teso all'ironia, al desiderio di conoscere e discutere di qualsiasi cosa, allo smaliziato ottimismo e allo sguardo impietoso che non risparmia nessuno, soprattutto se stessi. Un humor unico, caustico e sornione, tipico della loro cultura, che fa dell'autoironia il loro punto di forza. L'umorismo funge anche da risarcimento della sofferenza a mo' di simbolica vittoria del cervello sulla paura. Recita un aforisma ebraico: quando hai fame canta, quando ti tormentano ridi. E ancora, tutti i dolori sono sopportabili se li metti dentro una storia. Una prima parte delle letture di questa sera è costituita da brevi storielle umoristiche. La seconda, Metter su papere, è un testo scritto in Yiddish da Sholem Hailekem. La terza è un raccontino tratto da Moni Ovadia e poi ancora ulteriori e brevissime storielle divertenti. Spesso a fare la spesa. Un giorno conosce Maria e organizzano un incontro a casa di lei. Lei gli dice: vieni questa sera dopo le 9, mio marito esce verso quell'ora e non ritorna mai prima di mezzanotte, ma siccome non so l'ora esatta in cui esce, tu aspetta di sotto, perché dopo che è uscito ti tiro giù una moneta da 100 lire. La sera Maria aspetta che il marito esca, poi getta la monetina dalla finestra e si mette in trepida attesa del suo amante. Ma aspetta, aspetta, e questi non arriva. La mattina dopo esce per fare alcune spese e trova Samuele ancora giù in giardino e gli chiede: beh, cosa è successo? Perché non sei salito? E Samuele: non riesco a trovare la monetina. Un ebreo in punto di morte chiama a sé i suoi cari. Sara, moglie mia, dove sei? Sono qui, stai tranquillo. Giuditta, figlia mia, dove sei? Sono qui, padre, non agitarti. Davide, figlio mio, dove sei? Padre, sono qui. Ma allora, al negozio, chi ci sta? Un ebreo di nome Giacobbe si trova in una cattiva situazione economica, per cui entra nella sinagoga e prega Dio. Dio, per favore, aiutami, fammi vincere una lotteria, una qualsiasi delle tante che ci sono, così sistemo i miei affari e la mia famiglia.
Viene il giorno dell'estrazione, ma il nostro amico non vince. La settimana dopo ritorna nella sinagoga. Dio, Dio, per favore, sono disperato. Se non vinco sono rovinato. Io, mia moglie e i miei figli. Fammi vincere la lotteria. Ma anche questa volta non vince nulla. Così la storia si ripete per varie settimane senza che l'ebreo vinca nulla. Il giorno dopo, dopo l'ennesima preghiera nella sinagoga, Dio si fa vivo con lampi e tuoni ed esclama: Giacobbe, insomma, io ti voglio aiutare, ma vienimi incontro, compra un biglietto. Un ebreo dice ad un amico: ti ricordi di mio figlio? Tu sai che l'ho sempre educato nel rispetto della religione ebraica. È successa una cosa strana. L'ho mandato in Israele perché cresca davvero ebreo e lui è tornato cristiano. È strano. Anch'io ho educato mio figlio nel rispetto della vera religione, ma quando l'ho mandato in Israele è tornato cristiano anche lui. Ah, oh, questo è molto strano. Parliamone al rabbino. I nostri figli che abbiamo educato da veri ebrei sono andati in Israele e sono tornati a casa cristiani. Questo è molto strano perché anche mio figlio è andato in Israele, malgrado sia stato allevato da vero ebreo, è tornato a casa cristiano. Cosa possiamo fare? E il rabbino: chiediamo al Signore. Signore di Israele, Dio di Isacco e di Giacobbe, ascoltaci. Vogliamo chiederti un consiglio. I nostri figli, tutti degli ottimi ebrei, sono andati in Israele e sono tornati a casa cristiani. Che possiamo fare? E Dio: questo è molto strano perché anche mio figlio. Adesso due parole su Sholem Ailechem, che è l'autore del prossimo brano. Allora, è uno scrittore statunitense di origine ucraina, autore di novelle e romanzi umoristici in lingua yiddish. Operò per promuovere gli scrittori yiddish e fu il primo a scrivere libri per bambini in quella lingua. Tema principale delle sue opere è la vita delle comunità ebraiche nei piccoli centri dell'Europa dell'Est e nelle metropoli degli Stati Uniti. Le sue opere sono state tradotte in molte lingue,
il musical del 1964, Il violinista sul tetto, tratto dalle sue storie, è stata la prima pièce in lingua inglese sulla vita degli ebrei in Europa orientale ad avere un grande successo commerciale. Shalom Aleichem, mettere su papere, i racconti dello Schletter. Quello che mi capitò un anno fa durante Chanukah è una cosa che non augura a nessuno. Un colpo di fortuna e nello stesso tempo una di quelle disgrazie. Ma sentite che storia! Un affare del genere nemmeno ogni 1000 anni succede. Sono 20 anni, capite, che vendo oche e grasso d'oca a Kasher le Pesach, ma una cosa del genere non mi era mai successa. Io commercio in oche, ma credete che sia un lavoro facile? Quello che uno deve fare prima di tutto è comprare gli animali subito dopo la festa delle capanne, in autunno. Li cacciate in una stia e li conservate là fino all'inverno, fino a dicembre. Li nutrite e gli state dietro. A Chanukah cominciate ad ammazzare le vostre oche e a farci dei bei soldini. Ma se pensate che sia facile comprarle, ingrassarle, ucciderle e ricavarci fuori del denaro, vi sbagliate di grosso. Intanto, prima bisogna comprarle e per questo bisogna che uno abbia qualcosa in tasca ed io, di moneta, stagionare da qualche parte, non ce ne ho davvero. Per cui sono costretta a prendere e farmi fare un prestito da Reb Alter. Lo conoscete, no, Reb Alter? Lui ci gode a spremervi il sangue goccia a goccia, voglio dire... Cioè che non vi dice subito di no a prima vista, ma con quel suo ripassa domani, torna fra un giorno, torna fra due, ti porta ad un punto che tu non ne puoi veramente più. E alla fine si decide e ti strappa fuori degli interessi, cara te, che giocano anche sui giorni persi. È qualcosa quel Reb Alter, non per niente, ha una pancia che sembra un otre. E sua moglie, una di quelle facce che non augurerei nemmeno alla mia peggiore nemica, con due mascelle che si arroterebbero i coltelli. E che grandiosità! Poco tempo fa dette il rinfresco per il fidanzamento di sua figlia. Oh, Dio santo, lo vorremmo avere voi ed io quello che spesero in quell'occasione. Io non avrei da impazzire dietro le oche, questo è certo. Ma dovresti aver visto che razza di individuo si è presa. Ah, che Dio mi mandi un accidente sull'istante se lo vorrei io un tipo simile per la mia figliuola. Tanto per cominciare, è pelato come un uovo, ma in fin dei conti sono affaracci loro. A me che importa? E poi non mi piace dir male di nessuno. Dio me ne guardi, mi piace starmene lontana da tutti i chiacchiericci. Mi accorgo però che sto uscendo dal seminato. Oh, mi dispiace, ma questa è una mia abitudine. Lo sapete come dicono, la donna è stata fatta con 9 staglia di chiacchiere. Dunque dicevamo, comprar oche, ma dove andare a comprarle? Alla piazza del mercato, direte voi subito. Oh, bella, se fossimo in grado di comprarci le oche alla piazza del mercato, vorrebbe dire che si nuota nell'oro. Figurarsi, se uno commercia con le oche, ha da andarsela a cercare fuori, alzarsi la mattina presto, a un'ora che persino il buon Dio è in pieno sonno, e correre dall'altra parte della città, fin passato il mulino, ma là... Stai sicura che c'è già un'altra donna allerta come te, ma che si è alzata un po' più presto ed è venuta un po' prima di te, e strada facendo eccone una terza che si è buttata giù dal letto anche prima di noi altre due. Proprio così, è diventata una storia come al mercato del pesce, si sta tutte lì in giro a girovagare, sperando che il buon Dio abbia pietà di noi e ci faccia incontrare un contadino con qualche oca, e non appena spunta gli andiamo addosso addirittura a lui e alle sue oche. Quanto per un'oca? Gli gridiamo. Se il contadino è uno di quelli che ci sta e gli puoi parlare, in questo caso ci si può mettere a contrattare con lui, ma se per l'amor del cielo è nervoso e scorbutico, non ci puoi nemmeno avvicinare. Ma piantatela, levatevi di torno, ti dice. Non ce ne ho di oche da vendere. Se però Dio si è mosso a compassione di te e il contadino ti lascia andare l'oca, allora devi cominciare ad esaminarla bene e devi sapere come si fa ad esaminarla. La gente dice che conoscere bene un'oca è difficile quanto distinguere i diamanti. Già, voi pensate che tutte le oche siano uguali? Nemmeno per sogno. Sapete mica che una cosa è un'oca e un'altra cosa è un papero? E che un'oca non è un papero. Un'oca te ne dà più del grasso, ma un papero la peste ti dà.
E come fare a distinguerli? Facilissimo, prima di tutto dalla cresta. I paperi hanno in cima alla testa una piccola cresta e sono di collo più lungo. Anche dalla voce si possono distinguere. Hanno una voce rauca, proprio come quella di un uomo. E quando camminano sono sempre in testa alle oche, tutti baldanzosi. Perdonate il paragone, proprio come gli uomini. I nostri mariti non camminano forse sempre avanti alle loro mogli come a dire: eccomi qua, sono io. Ne volete una prova? Prendete il mio per esempio. Non c'è più gran confusionario del mio, Nachman Ber. E quando lo conoscono, da quando lo conosco, non è mai stato capace di portare a casa un copeco bucato. Che sa fare? È uno studioso e parente alla lontana di un tizio molto ricco, figuratevi, un cugino del cugino in terzo grado del suo prozio. E a me, che me ne viene a me di tutto questo? Che possano strozzarsi tutti quelli che ce l'hanno con me. Ma io non voglio fare pettegolezzi né parlar male di nessuno alle spalle. Sto uscendo di nuovo dal seminato. Abbiate pazienza, sono fatta così, lo sapete, come dicono. La donna è stata fatta con 9 staia di chiacchiere. Comprare oche dunque, e una volta comprate le mettete dentro una stia per l'inverno. Se pensate che questo sia un lavoro facile, vi sbagliate malamente. La cosa è facile se hai un appartamento per conto tuo. Ma che pensate che si possa fare quando una, e mi auguro che questo non capiti mai né a me né a voi né a nessun'altra ebrea, quando una, dico, è costretta a spartire con niente il buco dove abita? Cioè, se tu non possiedi una stanza che possa dirsi tua e hai una padrona di casa che si chiama niente, la quale commercia anche lei, no, che grasso d'oca, cascelle, besac, beh, ti vorrei vedere io. Voi ingegnarvi a tenere le vostre oche assieme alle sue, se non vi bisticcereste 3 volte al giorno. Questo come prima cosa, e in secondo luogo vorrei vedere se siete tanto intelligenti da riconoscere quelle che sono vostre da quelle che sono sue. Sentite che cosa è successo poco tempo fa, una cosa che non auguro a nessuno. Io me ne stavo seduta nella stanza quando tutto ad un tratto la porta della sua stia si spalancò quanto era larga. E ne venne fuori tutto il gregio delle sue oche che piombarono dritte dritte sui miei sacchi di avena e di orzo. Chi ci scapitò secondo voi? Chi pensate che avesse ragione di risentirsi? Io o lei? Ebbene, credete che me la desse vinta? Se avessi saputo che anche tu allevavi oche, mi disse, non ti avrei affrittato questa stanza nemmeno per 1 milione di rubli. E che credevi? Le risposi, che vendessi gioielli. No, il gioiello sei tu e hai una perla di marito e dei ragazzi che sono altrettante gemme. Figuratevi un po' se potevo starmene seduta a sentirla. È davvero una strana donna questa niente. In genere si fa in 4 per voi se per caso vi sentite male. Lascia perdere tutto per occuparsi di voi. Ma è una testa calda. Bisogna davvero stare attenti con lei. Sentite un momento questa e poi ditemi se non è da far rizzare i capelli. Il solo guaio è che io non vado a ficcare il naso negli affari degli altri. Non mi piace fare della maldicenza e soprattutto parlare dietro le spalle del prossimo. Ma ora ho perso il filo della storia. Dovete scusarmi, sono fatta così. Lo sapete come dicono? La donna è stata fatta con 9 staglie di chiacchiere. Ma andiamo avanti, metter su oche dunque. Se volete che le oche diventino belle e grasse, dovete metterle nella stia giusto poco prima che cominci il mese. Non azzardatevi ad avvicinarvi ad un'oca subito dopo la luna nuova. Dio vi guardi da una disgrazia simile, andrebbero tutte a male, verrebbero su con ossa spropositate e con la pelle secca da dimenticare per sempre di tirarne fuori del grasso, nemmeno una stilla. Non mettetele in gabbia durante il giorno, quando ognuna è in giro per conto suo. È meglio verso sera, al lume di candela, è meglio ancora al buio del tutto. E nel far questo datevi dei pizzicotti e ripetete per 3 volte: mi auguro che tu diventi grassa come un otre. Mio marito mi prende in giro e dice che i miei scongiuri non servono proprio ad un bel niente, ma se detti retta a tutto quello che dice lui a quest'ora sarei belle fritta. Tutto quello che sa fare è starsene lì a studiare giorno e notte. Non riuscirò mai a capire perché ci provi tanto gusto a ripetermi che è una pratica superstiziosa. È impertinente forte, non vi sembra?
Gli chiedo se a questa conclusione ci è arrivato da solo e lui mi risponde che ha quel che dicono i libri. Allora sia io che mia madre, zia Deborah, Zipporà e tutte le altre siamo una massa di asine. Il mio genio non risponde e può ringraziare il suo Dio che non gli viene questa tentazione, perché altrimenti gli urlerei tanto da fargli ronzare le orecchie per una settimana di seguito. Oh, ma non pensate per questo che io sia una brontolona, una sputafuoco. Dio me ne guardi, potete credermi, so rispettare una persona istruita, uno che se ne sta lì seduto a studiare la legge, e questo nonostante il fatto che non muova un dito dalla mattina alla sera. Forse voi penserete che è un pigro, no? Se non fa niente, beh, è perché non c'è niente da fare, così sta seduto e studia. Che continui pure a studiare. Perché dovrebbe lavorare se posso occuparmi io di tutto? Ed io, se non proprio a coprire le spese, perlomeno a non andare per l'elemosina, ce la faccio. Faccio tutto da me, spesa, faccende di casa, cucina, mettere sulle patate, vestire i ragazzi e quello che è più importante di tutti, mandarli a scuola ebraica naturalmente. Ne ho 4 di ragazzi, vedete, che Dio gli dia tanto bene, e senza contare le femmine. Ma via, via, ecco che mescolo una storia con un'altra, non ci posso fare niente, credetemi, è una delle mie brutte abitudini. Lo sapete come dicono? La donna è stata fatta con 9 staia di chiacchiere. Voi avete messo su delle oche, bene, ma ora dovete pensare a che le bestie abbiano il loro mangime e la loro acqua a tempo debito. E tutto quello che c'è da fare per questo, poiché le oche, vedete, non sono come le anatre e i polli. Le oche si riempiono fino al gozzo, quando è il momento di mangiare, gli va bene tutto. E hanno sempre fame, proprio come i figlioli dei poveri. I ragazzi dei poveri mangiano tutto quello che gli si dà, con gusto, e non sono mai pieni. Io lo so per esperienza. I miei bambini, che Dio gli dia tanto bene, tornano da scuola e non fai mai a tempo a girarti, che Dio li benedica, hanno già fatto fuori una pagnotta e leccato tutto un tegame di patate. Nemmeno una briciola ti lasciano. Ma è bello avere figliuoli. Non mi darebbe affatto fastidio averne 10, 15, anche 50. C'è un unico inconveniente, che hanno la bocca. I ricchi sono le persone più felici di questo mondo, perché loro sanno che i loro ragazzi vanno a letto con la pancia piena e non si svegliano nel pieno della notte piangendo che hanno fame. E d'altra parte dovreste vedere la tragedia che fanno i ricchi quando gli viene al mondo un bambino di più. Ma io non voglio calunniare nessuno e desidero tenermi lontana dalle male lingue. Ma lo vedete? Ho dimenticato quello che stavo raccontando, perdonatemi. Sono fatta così, che ci volete fare? Lo sapete come dicono? La donna è stata fatta con 9 staia di chiacchiere. Che affare con queste oche, povera me! Ma dico tanto per dire, perché in fondo non è poi un grande affaraccio e se Dio ve le guarda, un bel rublo ce lo tiri fuori. Ma qual è la fregatura? Che questo succede una volta ogni 10 anni, più delle volte nemmeno un copeco ci ricavi e finisci col trovarti al verde, ci perdi tante di quelle giornate che vi giuro non ne vale nemmeno la pena. Ma perché darsi tanto da fare? Vi rispondo con 2 parole. Che altro volete che faccia, me lo dite, se sono anni ormai che mi occupo di oche? Pensate un po', prendere 30 oche vive legate assieme, portarle dal macellaio per farle fuori, ritornarsene a casa con tutte e 30 e cominciare a spennarle, poi a salarle e lavarle ben bene, scottarle, mettere da parte la pelle, il grasso, le rigaglie, la carne, cercando di far diventare tutto moneta sonante e facendo in modo che non vada perduto assolutamente niente. E io tutto da sola faccio. Prima cosa metto a friggere la pelle e il grasso per tirarne fuori il grasso d'oca. Spedisco mio marito alla sinagoga che vada là a studiare e caccio fuori i ragazzi che vadano a giocare da qualche parte con le loro trottole. Il grasso d'oca non sopporta la presenza di estranei. Una volta, quando vivevo con Iente, mi trovai in un dilemma che non auguro a nessuno. C'era altra gente che viveva con noi e una delle donne, ecco che si mette improvvisamente in testa di fare le frittelle con la farina di grano saraceno e proprio mentre io stavo uccidendo le mie oche. Le dissi che poteva benissimo farle un altro giorno le sue frittelle, ma lei mi rispose che i suoi figli, da veri ghiottoni, l'avrebbero divorata come dei cannibali se non avesse fatto trovare loro le frittelle.
Non lo avesse mai detto. I ragazzi che si erano ficcati sul ripiano al di sopra del forno, sentendo che le frittelle sarebbero state rimandate di un giorno, si misero a strillare. Uno di loro, un demonietto con gli occhi strabici, gridò: «Mamma, se non fai le frittelle io mi butto giù dal ripiano!» Voltammo gli occhi in su e, poveretta me, il ragazzo stava pencolandosi in fuori ancora un po' e sarebbe cascato giù sfracellandosi tutto. Di fronte ad una scena come questa, gridai: «Cara, fai subito le tue frittelle!» Si dice che i poveri hanno lo stomaco senza fondo. Avreste dovuto dare un'occhiata ai ragazzi di quella donna. Oh, che Dio mi perdoni, non voglio parlare male di nessuno e non posso sopportare le chiacchiere. Ma ecco che ho perso di nuovo il filo del racconto, scusatemi tanto, ma è natura. Lo sapete come dicono, la donna è stata fatta con 9 staglie di chiacchiere. Oh, che grasso d'oca va bene, ma non crediate che ci si ricavi solo grasso d'oca dalle oche. Tirarci fuori solo il grasso, per quanto se ne possa fare, ti copre solo le spese. È sui resti che si guadagna e soprattutto sulla carne d'oca, e non solo su questa. Se avessi dovuto contare sulla carne solamente, ci sarebbe stato da stare freschi, ma oltre a questa c'erano i friccioli, i fegati, le teste, le frattaglie, le zampe, i garderozzoli, le ali, le lingue e i rognoni. Per non parlare dei colli, conosco una donna che tutti i colli che ho se li compra e ne potrei portare anche 4 dozzine, se li prenderebbe tutti, solo per suo marito, dice, lui ci va matto per i colli e la carne bianca. La carne bianca se la mangia così, fredda, col pepe, i colli li preferisce ripieni. Che ne dite di tutto questo? Piatti da far risuscitare un morto, come dice il proverbio. E dovreste vederlo il marito di questa donna, a confronto del mio sembra che abbia 30 anni, Dio lo benedica, invece ne ha 10 buoni più del mio. Ma nonostante mio marito non faccia niente dalla mattina alla sera, tranne che star lì a spremersi sui libri, quando viene a casa non brontola come fanno gli altri uomini e non ti dice: «Ehi, porta qualcosa da mangiare». La prima cosa che fa quando torna dalla sala di studio della sinagoga è di agguantare un libro. Si mette a leggerlo e sospira piano piano. Questo vuol dire che ha fame, ma non lo dice mai a voce alta, sta lì a gemere, si porta una mano al cuore e non fa altro che ripetere: «Ahimè, ahimè». Allora significa proprio che sta per cascare dalla fame. «Vuoi qualcosa da mangiare?» gli chiedo. «Va bene», risponde. «Gliel'avrò detto 1000 volte. Io non ti capisco, hai una bocca, perché non la usi? Vorresti dirmelo perché ti metti lì seduto a gemere?» Ma non serve a niente, è come parlare al muro. Sarei curiosa di vedere quello che succederebbe se per 3 giorni non gli dessi da mangiare. Ma credete che ne abbia una sola di rotelle che non funzionano? Uno studioso come lui, come può essere uno sciocco simile? Con tutto quello che sa, se si desse un pochino più da fare, non pensate che potrebbe diventare il rabbino del paese? Eh già, ma in questo caso che ne faremo del vecchio rabbino? A questo proposito mi viene da pensare che cosa ne faremo del vecchio cantore, perché ora ne abbiamo preso uno nuovo, capite? Ne avevamo bisogno come di una botta in testa. L'abbiamo preso perché l'altro, il vecchio, potesse morire di fame. E tutto questo perché? Perché ai signori del villaggio piace uno che canti bene. Ma se hai voglia di sentire le belle voci, vai al teatro, che là ti canteranno fino a che non crepi. Se fossi stata uomo, gliel'avrei fatta vedere io. Ci avrei pensato io a sistemarli per le feste. Pensate forse che abbia a che dire qualcosa con loro? Nemmeno per idea, solo che odio le loro pance, non li posso sopportare, i pezzi grossi, i ragni e i ricchi. Non sto disprezzando nessuno e non mi piace criticare la gente dietro le spalle. Ma sto andando fuori del seminato, ma sono fatta così, mi dovete scusare. Lo sapete ormai come dicono? La donna è stata fatta con 9 staglie di chiacchiere. Bene, e per quanto riguarda quello che tu ricavi dalle oche, non credete mica che si nuoti nell'oro una volta venduta carne, grasso e rigaglie. Se le oche non avessero penne e piume, non varrebbero tanto sale quanto pesano. Io, ancor prima di mettere nella stia, le tasto sotto le ascelle e ne strappo via quel po' di peluria che vi trovo. Metto da parte piume e penne e mi preparo il lavoro per tutto l'inverno. Le serate sono lunghe, uno ha voglia a spennacchiare, così mi siedo e spenno.
ma ho anche un piccolo aiuto, le mie bambine. Le bambine non sono ragazzi, capite? I ragazzi vanno a scuola, ma le femmine che possono fare? Loro sono come le oche, se ne stanno a casa, mangiano e aspettano di diventare grandi. Come faccio a sfamare tante bocche se ho anche un marito che non porta mai a casa un copeco bucato e ancora non ho nemmeno pagato le oche? Vorrei avere solo un terzo di quello che devo dare. Intanto gli interessi crescono come funghi malefici e bisogna pagarli. Per fortuna non sono al punto di non poter far fronte ai miei debiti e tantomeno di far bancarotta. Dio me ne guardi. Oh, ma basta. Mi sembra che avessi cominciato a raccontarvi una storia. Ma quanto è vero Dio? Non mi ricordo più di che storia si trattava. Oh, le donne sono una razzaccia veramente e non bisogna dargli nessuna considerazione. Ecco qui quello che ho fatto. Ho mescolato assieme tutto quello che Dio manda sulla terra. Fegati, penne e lunghe serate dell'inverno. Lo sapete, la donna fu fatta con 9 staglie di chiacchiere. E la storia che vi volevo raccontare, beh, la metterò da parte per un'altra volta. Breve raccontino di Monio Vadia. Un giovanotto ebreo, figlio di una di quelle famiglie secolarizzate, laiche, progressiste, moderne, dopo la laurea in logica e dialettica socratica, vuole darsi un'infarinatura di cose ebraiche. E si sa, fa così chic. Si reca dunque da un grande rabbino e gli dice: «Rabbino, vorrei arrotondare la mia cultura con un po' di ebraismo. Mi darebbe qualche lezioncina?» «Capisco, giovanotto», risponde il rabbino, «ma tu hai studiato la nostra Bibbia, intendo il Talmud». «Andiamo, rabbino, io sono laureato in logica e dialettica socratica, non so se mi spiego». «D'accordo, figliuolo, ma la nostra lingua santa, l'ebraico, lo conosci? E l'aramaico?» «Rabbino, lei mi sta solo facendo perdere tempo, mi faccia un test, mi metta alla prova per vedere se sono all'altezza». «Come vuoi tu, figliuolo?» Il rabbino alza di scatto 2 dita proprio davanti agli occhi del baldanzoso giovane e, attento giovanotto, 2 uomini scendono dallo stesso camino, uno ha la faccia sporca e l'altro ce l'ha pulita. Chi si lava la faccia? «Ma rabbino, questa è una domanda per bambini deficienti. È evidente quello con la faccia sporca».
Sbagliato, figliuolo. Quando quello con la faccia sporca vede che l'altro ce l'ha pulita, pensa di avere la faccia pulita e non si lava la faccia. E quello con la faccia pulita che vede che l'altro ce l'ha sporca, pensa di avere la faccia sporca e quindi si lava la faccia. Oh, certo, rabbino, come ho potuto cadere in una trappola così banale. La prego, mi sottoponga ad un altro test per piacere. Comincio a capire, molto, molto sottile. Va bene, figliuolo, come tu vuoi, non c'è problema. Attento, e di nuovo il rabbino fa scattare le due dita in alto. Due uomini scendono dallo stesso camino. Uno ha la faccia sporca e l'altro ce l'ha pulita. Chi si lava la faccia? Oh, rabbino, non sono mica scemo, lo abbiamo già detto, quello con la faccia pulita. Sbagliato, figliuolo. Quello con la faccia sporca vede che l'altro ce l'ha pulita, pensa di avere la faccia pulita e non si lava. Quello con la faccia pulita vede l'altro con la faccia sporca, pensa di avere la faccia sporca e si lava la faccia. Ma quando quello con la faccia sporca vede che quello con la faccia pulita si lava la faccia, pensa di doversi anche lui lavare la faccia. Quindi tutti e due si lavano la faccia. Certo, certo, il ribaltamento dialettico molto arguto. Vede, rabbino, sono ancora un po' freddino. La prego, mi faccia un'altra domandina. Come vuoi tu, figliuolo, non c'è problema. Ancora una volta il rabbino alza due dita di scatto. Molto attento, ragazzo. Due uomini scendono dallo stesso camino. Uno ha la faccia sporca, l'altro ha la faccia pulita. Chi si lava la faccia? Rabbino, insomma, non mi esasperi, non l'abbiamo appena detto, sono totalmente d'accordo con lei, tutti e due si lavano la faccia. Sbagliato, figliuolo, vedi? Quando quello con la faccia sporca vede quello con la faccia pulita, pensa di avere la faccia pulita e non si lava la faccia. Così quando quello con la faccia pulita vede che l'altro con la faccia sporca non si lava la faccia, pensa anche lui che non c'è ragione di lavarsi la faccia e quindi nessuno dei due si lava la faccia. Lo studente è quasi a pezzi, ma per non essere umiliato dice: adesso ho capito, rabbino, ne sono sicuro, riconosco di essere stato presuntuoso, ma lei non deve negarmi un'ultima domanda, la scongiuro. Va bene, come vuoi tu, figliuolo, come vuoi, allora vediamo. Il rabbino immancabilmente fa scattare in su le due dita e molto, molto attento, mio caro giovanotto. Due uomini scendono dallo stesso camino, uno ha la faccia sporca, l'altro ha la faccia pulita. Chi si lava la faccia? Pietà di me, rabbino, me l'ha appena detto, io ne convengo assolutamente, non insista. Nessuno dei due si lava la faccia, non è così? Sbagliato, figliuolo. Senti, figliuolo, ma come puoi pensare che due uomini scendano dallo stesso camino e abbiano uno la faccia sporca e l'altro la faccia pulita? L'intera questione è un'idiozia. Passa la tua vita a rispondere a stupide questioni della tua dialettica e vedrai cosa capirai dell'ebraismo.
adesso una raffica di storielline. Un tizio va a trovare il suo futuro genero e lo trova immerso nello studio della Bibbia. Allora gli domanda: allora, bisogna che parliamo da uomo a uomo. Ho bisogno di sapere qualcosa di te prima di farti sposare mia figlia. Ad esempio, come ti guadagni da vivere? Ebbene, studio la Bibbia e Dio provvederà a ciò. Vedo. E come conti di provvedere ai bisogni della tua futura sposa? Beh, studio la Bibbia e Dio provvederà. E i vostri bambini come li manterrai? Ma ve l'ho detto, studio la Bibbia e Dio provvederà. L'uomo, un po' sconsolato, torna a casa e riferisce alla moglie. Oh, non ha un lavoro e non ha intenzione di cercarlo, ma un lato positivo ce l'ha. Mi considera Dio. Un nuovo diluvio è annunciato dai profeti e nulla può essere fatto per impedirlo. Entro 3 giorni le acque ricopriranno tutto il pianeta. I capi spirituali di tutte le religioni attraverso la TV mandano i loro ultimi messaggi ai propri fedeli. Il Dalai Lama incita tutti a convertirsi al buddismo. Il Papa parla al mondo in mondovisione e dice: non è troppo tardi per convertirsi e meritare il paradiso eterno. Anche il grande rabbino di Israele compare in TV. Per alcuni minuti non dice nulla, lo sguardo fisso sull'obiettivo. Dopo vari minuti parla: popolo di Israele, popolo eletto di Dio, ci restano solo 3 giorni per imparare a vivere sott'acqua. Una famiglia ebrea, padre, madre e figlioletto, si presenta in un famoso negozio di abbigliamento per comprare il vestito nuovo per il ragazzino. Dopo aver esaminato a lungo tutti i possibili capi, alla fine i genitori decidono per un certo vestito. Ma la madre, prima di pagare, chiede per l'ennesima volta: ma mi garantisce che il vestito alla prima lavatura non si restringa? L'addetto si dilunga nelle lodi della stoffa del vestito. Oh, si tratta della migliore marca, la migliore lana della città, sicuramente non si restringerà. Vedrà, le durerà anni. I genitori si decidono a comprarlo, pagano ed escono. Qualche giorno dopo l'addetto vede entrare la coppia visibilmente adirata, con accanto il figlio che indossa un vestito in cui le maniche della giacca arrivano poco sotto il gomito, i pantaloni sono appena sotto il ginocchio e la giacca non si riesce ad abbottonare. Ma l'addetto, prima che la coppia parli, si rivolge loro dicendo: ah, incredibile! Guarda com'è cresciuto il ragazzo in così poco tempo! Un giovane ebreo in viaggio di piacere per l'Africa telefona alla madre rimasta a casa in Israele. Mamma, mamma, ho una grande notizia da darti. Spero di non darti nessun dispiacere. Oh, dimmi pure, figliuolo mio. Mamma, mi sono sposato. E perché mai dovrebbe farmi dispiacere? Se le vuoi bene, hai fatto bene. È che non è ebrea. E la madre? Pazienza, figlio mio. L'importante è che vi vogliate bene. Un'altra cosa, mamma. È anche nera. Pazienza, figlio mio, come ti ho detto, l'importante è che vi vogliate bene. Il figlio continua: inoltre, mamma, ha 3 figli. Bene, figlio mio, vuol dire che non è sterile. Perfetto, mamma, allora la settimana prossima torniamo a casa e vorrei farteli conoscere. Puoi prenotarmi una camera nell'albergo più vicino? E la madre? Ma no, figliuolo mio, dovete venire a stare a casa nostra. Tu e tua moglie dormirete nella nostra camera matrimoniale, i 3 bambini nella camera degli ospiti e tua madre sul divano. Ma tu mamma, dove dormirai? E la mamma? Non ti preoccupare, perché io, appena finita la telefonata, mi butto giù dalla finestra. Come si sa, a casa del rabbino viene un sacco di gente bisognosa di aiuto. Un giorno capita il sarto del paese che inizia a lamentarsi di quanto sua moglie sia rompiscatole, curiosa, non gli lascia vivere la sua vita, dovunque lui vada lei lo spia e lo fa pedinare. E il rabbino gli dice: sai, tu certamente hai ragione, sì
hai ragione tu. Passa un paio d'ore e arriva la moglie del sarto, che si lagna subito perché il marito le nasconde qualcosa, è evasivo, pare faccia tutto in modo furtivo, vorrebbe uscire di casa e rientrare a suo piacimento senza renderne conto. E il rabbino risponde: sai, tu certamente hai ragione. Sì, hai ragione tu. La donna è appena uscita e a questo punto la moglie del rabbino si fa avanti. Senti un po', o hai preso in giro quei due sposi o sei un gran disgraziato. Hai dato ragione prima a lui e poi a lei. Che significato può mai avere questo? E il rabbino: sai, tu certamente hai ragione. Sì, hai ragione tu. Mosca ai tempi di Brezhnev. Al parco Gorky c'è un vecchio ebreo che legge un libro con la massima concentrazione. Un poliziotto lo nota, si avvicina, ma non capisce un tubo della scrittura del libro. Si insospettisce e domanda al vecchio: che è quel libro? Che lingua leggi? È ebraico, lo sto studiando, risponde l'ebreo. E perché alla tua età studi questa lingua? Perché vorrei tanto emigrare in Israele. Il poliziotto sogghigna. Le quote sono attualmente chiuse e alla tua età non arriverai mai in Israele. Non fa niente, spiega tranquillo l'ebreo. Sai, l'ebraico è anche la lingua che si parla in paradiso. Oh, ma che presuntuoso vecchio, dice beffardo il poliziotto. Chi ti dice che andrai in paradiso? Potresti finire anche all'inferno. E il vecchio sorridente: per l'inferno non ho problemi, il russo già lo conosco. Siamo nella guerra fredda con annessa grande competizione aerospaziale tra sovietici ed americani. Stalin in persona sta per presentare un nuovo aereo assai innovativo, solo che al collaudo, appena dopo il decollo, le ali si staccano. Gli ingegneri si consultano, riprovano. Al secondo collaudo le ali si staccano un'altra volta. Proseguono i consulti e i collaudi, stesso risultato. Ingegneri e collaudatori sono disperati, sentono già odore di neve siberiana. Ma ad un certo punto uno ha un'idea geniale. Ma qui non c'è mica Abramovic? E un altro: ma sì, Abramovic, quel vecchio ingegnere ebreo retrocesso per il suo carattere polemico. Lui ha sempre avuto idee brillanti, forse ci può aiutare. E così vanno a cercare Abramovic e gli chiedono consiglio. E il vecchio ebreo serafico: un'idea ce l'ho. Proprio nel punto dove le ali si staccano, dovete fare dei forellini, tanti piccoli forellini tutti in fila. Ma Abramovic, ma che pazzia è questa? Forellini. Se non volete darmi retta dopo tutti questi collaudi falliti, sono fatti vostri. Ma se volete dare retta a me, ripeto, dovete fare dei forellini piccoli, piccoli e tutti in fila. Gli ingegneri, disperati, decidono di tentare e così fanno tanti piccoli forellini in fila proprio nel punto in cui le ali si staccavano. E si viene al collaudo. L'aereo tiene e compie le evoluzioni più elaborate. Le ali restano saldissime. È un trionfo. Stalin può inaugurare il nuovo meraviglioso aeromobile e Abramovic viene portato in trionfo, insignito dei massimi premi dell'URSS e intervistato da innumerevoli cronisti. Un giornalista per l'appunto gli chiede: ma come ha fatto ingegnere Abramovic? Come ha avuto un'idea così geniale? E Abramovic: oh, non è stato difficile. Mi sono ricordato un caso simile con una fornitura di carta igienica nella fabbrica di Stato d'Odessa. Lei sa che la carta igienica, per dividersi a strappo, porta tanti piccoli forellini tutti in fila. Ebbene, la carta igienica si strappava dappertutto, tranne che lungo i forellini, e quindi... Uno psicanalista incura un ebreo piuttosto malmesso. Questi gli racconta le sue ansie. Oh, dottore, dottore, non dormo da mesi.
ogni volta che vado a letto e spengo la luce per qualche minuto tutto va bene, poi sento uno strano rumore provenire da sotto il letto. Lentamente il rumore aumenta, sento movimenti, sono certo che c'è qualche creatura maligna là sotto in attesa che io mi addormenti per farmi del male. Accendo la luce e come per miracolo tutto cessa, i rumori, i movimenti, e sotto il letto non c'è nulla. Ma se mi ricorico e spengo la luce, tutto ricomincia. Passo le notti con gli occhi sbarrati, dottore. Lo specialista, che ha già inquadrato il disturbo del paziente, inizia una serie di colloqui. Ad un certo punto, però, il paziente smette di presentarsi agli appuntamenti. Il dottore all'inizio pensa sia la normale fase di rifiuto dell'analista. Poi capisce di essere stato mollato. Passa il tempo e 2 mesi dopo, casualmente, i due si incontrano per la strada. Logicamente il dottore esclama: «Signor Cohen, ma lei vuole farsi del male? Non lo sa che se rinuncia a curarsi corre grossi rischi?» E Cohen, sorridendo: «Dottore, lei è veramente un bravo psicanalista, ma le sue cure ormai non mi servono più, sono guarito». Lo psicanalista non crede alle sue orecchie. Come può un uomo essere guarito così improvvisamente da una patologia che richiede almeno 1 anno e mezzo di colloqui? Ma come spiega? «Vede, dottore, sono andato a trovare il nostro rabbino e raccontandogli della famiglia gli ho parlato del mio disturbo, di quella creatura sotto il mio letto. Il rabbino, che è veramente un sant'uomo, mi ha detto: Isacco, figliuolo, perché mai ti complichi così la vita? Sega le gambe del letto, così quella creatura maligna non avrà più posto dove stare. Io ho seguito il consiglio e sono guarito, dottore». Il predicatore all'assemblea. «Signori e signore, sapete su cosa verterà la mia predica di oggi?» L'assemblea: «No, non lo sappiamo!» Il predicatore: «Bene, visto che comunque non lo sapete, è meglio che continuate a non saperlo». E il predicatore si toglie lo scialle tradizionale, scende dal pulpito e se ne va. La settimana successiva il predicatore chiede all'assemblea: «Signori e signore, sapete su cosa verterà la mia predica di oggi?» Il pubblico stavolta non ci casca. «Sì, sì, lo sappiamo!» Il predicatore: «Benissimo, visto che lo sapete, non occorre che io ve lo ripeta». E il predicatore si toglie lo scialle tradizionale, scende dal pulpito e se ne va. La settimana successiva il predicatore chiede all'assemblea: «Signori e signore, sapete su cosa verterà la mia predica di oggi?» Metà dell'assemblea risponde: «No, non lo sappiamo!» L'altra metà esclama: «Sì, sì, lo sappiamo!» E il predicatore: «Bene, allora chiedo a quelli che lo sanno di essere così gentili da riferirlo a quelli che non lo sanno». E il predicatore si toglie lo scialle tradizionale, scende dal pulpito e se ne va. Abbiamo quasi finito. Allora, ce ne sono ancora un paio. Un prete e un rabbino, amici da tempo, sono soliti trovarsi in bicicletta. Un giorno il rabbino arriva e vede il prete a piedi. «Amico mio, che è successo?» «Ah, neppure per il loro parroco hanno rispetto. Ieri, davanti alla chiesa, mi hanno rubato la bici. Ma domenica vedrai, gli faccio una predica con i fiocchi». La settimana dopo si rivedono e il prete ha la sua bella bici. Il rabbino gli chiede se la predica abbia fatto effetto e il prete risponde: «Eh sì, ho parlato dei 10 comandamenti. Con tono drammatico ho cominciato a dire loro: "Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei all'infuori di me". Quando sono arrivato al non rubare, ho guardato i miei fedeli negli occhi ripetendo: "Tu non rubare, tu non rubare". Il giorno dopo riavevo la mia bella bici di fronte alla chiesa. Tempo dopo il prete vede il rabbino a piedi e gli chiede cosa sia successo. «Ah, neppure per il loro rabbino hanno rispetto, ma farò come te. Questo sabato farò una lezione sui 10 comandamenti come non ne hanno mai sentite». La settimana dopo il rabbino ha di nuovo la sua bici e il prete gli chiede come sia andata. E il rabbino: «Ho fatto proprio come te. Ho cominciato a dire i 10 comandamenti uno ad uno. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei all'infuori di me». Quando sono arrivato al non desiderare la donna d'altri,
Mi sono ricordato dove avevo lasciato la bici. E ora l'ultimissima. Sapete perché gli ebrei sono circoncisi? Perché le donne ebree non comprano nulla se non c'è almeno il 20% di riduzione. Thank you.
Grazie a tutti per quest'estate, i nostri incontri si concludono qui. Se ci sarà qualche altra cosa, poi faremo le locandine, le metteremo come sempre all'ente del turismo, all'albero vicino al negozio, all'edicola dei giornali, e poi vi manderò WhatsApp per le persone che conosco. Spero che vi siate divertiti e vi auguro una buona serata e una buona fine estate. Grazie a voi. Bene, bene, bene.